Nel 1928 una catastrofica eruzione dell'Etna distrusse il paese di Mascali nel versante orientale del vulcano. Durò solo 18 giorni, ma divenne un'eruzione destinata a rimanere nella storia. Tra il 2 e il 4 novembre si aprono una serie di fratture sempre più basse. L'ultima si apre a quota 1200 metri, nella zona di Ripa della Naca. Da qui parte il flusso principale, che in appena 3 giorni raggiunge il paese e lì seppellisce tutto. Sono trascorsi 81 anni e le bocche che hanno causato quel disastro sono ancora lì, e noi li andiamo a visitare. Raggiungerla è abbastanza semplice, si parte da un piazzale all'incrocio tra 3 strade che si raggiunge da Sant'Alfio, il paese più vicino al luogo dell'escursione. Davanti si trova un'enorme scarpata tagliata da diversi bracci di roccia, che è proprio Ripa della Naca. Da lì si può procedere in due modi. Il primo, e anche il più faticoso, tratta di seguire un sentiero in terra battuta costruito sulla stessa colata che, dopo 300 metri, raggiunge i piedi della scarpata e da lì si comincia a salire tramite diversi tornanti che portano sopra la ripa. Da questo momento in poi il sentiero è molto più pianeggiante e porta direttamente alla base della bocca principale. Il secondo percorso invece è molto più semplice e parte sempre dal piazzale sotto Ripa della Naca. Si procede in auto per una stradina asfaltata che si trova in direzione nord. Ad un certo punto l'asfalto lascia il posto a grossi lastroni di pietra incastrati tra loro che costituiscono il resto della via, che si presenta piuttosto stretta ma davvero caratteristica. Intorno terreni e campi coltivati. Questa strada porta direttamente sopra a Ripa della Naca, dove ci troviamo circondati dalla sciara del 1928, ormai vecchia e schiarita dal tempo, e dove troviamo un sentiero percorribile soltanto a piedi o con la jeep. Grigio della pietra con il verde vivo del bosco circostante, sfuggito alla lava. In lontananza riusciamo a vedere il più grande degli ornitos che compongono la frattura. La distanza dal luogo dove si lascia l'auto e la prima bocca è di 600 metri con una pendenza molto lieve. In pochi minuti raggiungiamo quello che sembra quasi un grosso caminetto ed in effetti il significato spagnolo della parola ornito è proprio piccolo forno. Quello che ci colpisce di più all'inizio è una grossa spaccatura che si trova proprio alla base del conetto di scorie. Si tratta di un tunnel di scorrimento che la lava si è scavata per fluire all'interno. Osservandolo dall'alto si presenta come una spaccatura profonda circa 3-4 metri e si notano subito parecchie felci che lentamente stanno tinteggiando di verde il terreno roccioso.
monumenti del vulcano, opere d'arte dell'artista della natura, e le proporzioni ovviamente non rendono la grandezza. Troviamo formiche in un mondo sconfinato. Mentre ci allontaniamo dal conetto pensando che sia l'unico presente, notiamo una piccola recinzione, una scaletta che collega un lato all'altro. Ci avviciniamo e intanto continuiamo a notare particolari degni di qualche ripresa, come ad esempio questo piccolo fumaiolo alto circa un metro su uno dei lati dell'ornito, da cui si vede la stessa spaccatura che vedevamo prima. Scavalchiamo la recinzione usando la scaletta messa lì apposta per questo e dietro troviamo qualcosa di ancora più particolare. Nel bel mezzo del bosco, nascosti dai rami degli alberi, si trovano altre due grosse bocche. Una in particolare molto spettacolare perché presenta ancora la parte finale del camino aperta e ci permette di affacciarci su uno strapiombo di oltre 5 metri. Anche qui muschi e felci, ma anche qualche ragnatela. La nebbia si fa più fitta e comincia a ricoprire ogni cosa. Sembra quasi di navigare in mezzo alle nuvole. In questi luoghi bellissimi è raro incontrare qualcuno. Eppure sono tra i più interessanti dell'Etna, una montagna talmente enorme che non basterebbe una vita intera per poterla visitare tutta, un luogo perfetto dove la natura obbedisce alla lava per poi riconquistare il terreno perduto, in modo che non ci siano né vincitori né vinti. La vita prende il posto della pietra in una ruota che gira da millenni.